than the rich, we ain't poor no more. I ain't been back in a minute, that's crazy. I ain't seen you around, no car, don't page me. Pull up on your block and you ever try to fade me. Calm down, all good, baby, it's crazy. I ain't been back in a minute, that's crazy. I ain't seen you around, no car, don't page me. Pull up on your back, don't you ever try to fade me. Calm down, all good, baby, it's crazy. Match attesissimo oggi fra due delle protagoniste annunciate di questa competizione. This is a message for all away supporters. Can you please remain seated? Match attesissimo da entrambe le tifoserie, questione di attimi prima del calcio d'inizio. Con me come sempre c'è Stefano Nava, rimanete con noi ovviamente per seguire le emozioni del match. Si gioca per la UEFA Europa League, match valevole per la fase a gironi. Non vedo l'ora, Stefano. Primo match della fase a gironi della UEFA Europa League. Sarà un cammino lungo, pieno di insidie da qui alla finale. Vediamo chi riuscirà a partire con il piede giusto. Le scelte del tecnico e dei padroni di casa per questa sfida. L'allenatore si affida oggi al 4-5-1, almeno in partenza, ma di fatto potrebbe trasformarsi in un 4-3-3. Pier, cosa ti posso dire? Io vado a prendermi un caffè, hai detto tutto tu. Thank you. Ecco l'11 della formazione ospite. 4-5-1 è il modulo scelto dall'allenatore per questa sfida. Hai robustito il centrocampo rinunciando a un attaccante e evidentemente vuole tenere in mano il pallino del gioco. Si parte! Possesso per Carrasco. Crespo recupera il pallone. Carrasco! Para senza nessun problema qui il portiere. Vada dal sodo, spazzano via senza fronzoli per sfuggire al pressing. Ecco Pires. Squadra in campo per il primo incontro della fase a gironi di UEFA Europa League. Come valuti questo girone, Stefano? Vedo i padroni di casa favoriti per il primo posto nel girone. Hanno qualità da vendere e alcuni giocatori di spessore internazionale in grado di fare la differenza. Il possesso per Roberto Carlos. Palla in out, sarà fallo laterale. Abrabat. Riceve una posizione interessante. Occhio a Carrasco sul primo palo. Attenzione, ecco il gol! Si è calato subito nella nuova realtà, dimostrando già un certo feeling con i compagni. Un
gol al volo impeccabile, davvero una grande giocata. Eh sì, ha cercato la palla senza pensarci ed è uscito un gol stupendo. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. L'allenatore gioisce dopo il gol del vantaggio e qui possiamo vedere la sua reazione. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Crespo recupera il pallone. Alza sulla tre quarti. Interviene bene e spazza. Ottimo senso della posizione. Ne hanno fatto subito un altro. Ne hanno segnato un altro, il secondo nel giro di pochi minuti. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Pallone intercettato senza problemi. Palla consegnata agli avversari. Vediamo cosa inventa ora. Palla molto interessante. Prova il tiro Pires. Buona la parata impresa da parte del portiere. Amrabat recupera palla intercettando bene il pallone. Palla in out, ci sarà la touche, la rimessa laterale. Feddal. Pires recupera il pallone. Ha spazio lungo la corsia. Difesa bassa, qui è chiara l'intenzione di far uscire la formazione avversaria. Può colpire da lì. Conclusione potente e basta. Mira sballata e pallone che si è perso sul fondo. La sua parziale giustificazione, va detto che era molto distante dalla porta, non ci ha fatto comunque un figurone, ecco. Ferreira Carrasco. Ecco Pires. Guadagna metri. Amrabat. Pires recupera il pallone. Intercetta bene il passaggio e non era facile. Vedremo se riusciranno a sfruttare questa rimessa. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Possesso palla per gli avversari. Guadagna metri. Buona qui la lettura del difensore. Crespo prova. Tiro respinto. Jožić. Ci saranno 2 minuti di recupero. Occhio a Crespo. Pallone invitante. Ottima visione di gioco qui. Non trattiene, attenzione. E l'arbitro dice che può bastare. Manda tutti negli spogliatoi. 2-0 al termine del primo tempo. Si sta rivelando uno dei migliori, almeno finora. Ha impreziosito la sua partita con un gol e diverse conclusioni a rete, mettendo più volte alla prova i riflessi del portiere.
si riprende a giocare in questo secondo tempo, match valido, lo ricordiamo, per la prima giornata della fase a gironi. I due allenatori avranno dato sicuramente istruzioni alle loro squadre nell'intervallo, come giusto che sia. Vediamo come cambieranno le cose dunque nella ripresa. Riconquista la palla. Suggerimento interessante. Vediamo cosa fa ora. Può colpire da lì. E il pallone entra. Pires! Il gol di Pires! Comincia a diventare molto pesante la situazione per gli avversari. Pierluigi, siamo arrivati a livelli imbarazzanti. La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. Partita che assume ormai una fisionomia molto precisa. Grande colpo quello messo a segno dall'Atletico Madrid, che è riuscito a battere la concorrenza. Un buon acquisto cercato, voluto, provato per rinforzare la rosa in un settore che evidentemente andava puntellato. Pallone perso. Buono il contrasto, recupera il pallone. C'è spazio per Carrasco che prova a correre. Attenzione, tutto solo. La spazza via con un intervento davvero tempestivo. Feddal. Leo Del Bangioni. Conclusione che non ha creato problemi al portiere, ha calciato da distanza siderale mancando completamente il bersaglio. Sperava fosse il suo giorno fortunato, meglio lasciarsi alle spalle questo tentativo alla svelta. C'è il tocco al proprio portiere. Palla consegnata agli avversari. Vediamo cosa inventa ora. Colpito il pallone dal difensore. Offside, è arrivata la segnalazione dell'assistente che ha visto la posizione irregolare. Sì, la linea era molto alta, abbastanza facile. Puntuale qui il difensore nel recupero. Jožić. Guadagnano la rimessa laterale. E l'Abdelawi. Lo vede. Il difensore spazza in qualche modo. Pires recupera il pallone. Elia, Paragna metri, recuperano il pallone. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Carrasco. Perdono palla banalmente. Bravo qui a smarcarsi. Entra in modo perfetto. Intercetta bene il passaggio e non era facile. Occhio a questo lancio. Si alza la bandierina. Tutto fermo, lo scatto era perfetto. Forse con un istante. Aveva gustato l'occasione importante. Aveva fatto conti col guardaline. Ha disputato una prova convincente, decisamente positiva. Era fra i più attesi e si è fatto trovare pronto.
Siamo ormai negli ultimi minuti, difficile che possano esserci sorprese. Cipciu riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Gulbrandsen. Regalano palla agli avversari. Pressing che dà i frutti, palla recuperata. Guadagna metri verso l'area. Palla recuperata dagli avversari. Andiamo da Matteo Barzaghi. Quanto manca, Matteo? Ancora 2 minuti al 90esimo, Pier. Grazie, grazie Matteo. Saranno 2 minuti di recupero, come indica chiaramente il quarto uomo. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Recuperano palla. Basta così, dice l'arbitro, possono essere soddisfatti di come hanno giocato. Vincere all'esordio è importante per classifica e morale. A questi livelli ogni punto lasciato per strada rischia di pesare come un macigno. Tre conquistati oggi dovrebbero fare la differenza, anche se mancano ancora 3 alla fine. Stefano, che giudizio dai della prova di questo giocatore oggi all'esordio? Ha segnato un gol, in generale direi che ha offerto una prestazione più che positiva, contribuendo di fatto al successo finale. Protagonista. Può ricevere una posizione interessante. Occhio a Carrasco sul primo palo. Attenzione, ecco il gol! Si è calato subito nella nuova realtà, dimostrando già un certo fit. Amrabat. Amrabat! Ne hanno fatto subito un altro. Suggerimento interessante. Vediamo cosa fa ora. Può colpire da lì. E il pallone entra. Pires! Il gol di Pires! Just a couple of questions for you. Thanks for speaking to us.